Ragazzi, prima di cominciare volevo dirvi che se volete acquistare le magliette di Geppo lo Zingaro trovate il link sotto in descrizione. Proprio così, le uniche magliette venerete con il vino. Potete trovare 4 tipi di maglietta diversa, ovviamente del colore che preferite. Nella vita servono poche cose, che le poche devono essere importanti. Senza dimenticare ovviamente le tazze e le cover. Vivere bene è un piacere e la mia maglietta ti dà questo potere. Quindi se volete acquistare trovate il link sotto in descrizione. No figo Jack, veramente ho rubato della roba ai signori della droga. Ah figo, ma non è che ci rimango. Ah non lo so io. Vabbè figo, non vedo l'ora di provare. Allora ti aspetto, ci vediamo non lo so tra qualche giorno. Va bene, dai. Ah, figo, che persona squisita. Che dirlo benedica. Signor Clinton, cosa devono sentire le mie povere orecchie? Comunque, raga, io sono Flayne e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5 con un nuovo, purtroppo, video. Che bello, non vedevo proprio l'ora, signor Clinton. Ogni volta che la vedo perdo 10 anni di vita. Comunque, a parte i quadri che non guarderemo, altrimenti YouTube blocca tutto. Io vi lascio un bel pollicione su prima di cominciare. E magari potreste commentarmi qua sotto così tu il nippo. Ah, figo, guarda se bello. Guarda Frank, uno spettacolo proprio. Dunque, signor Clinton, quest'oggi cosa si fa di bello? Ah, figo, un programmino fantastico, dopo ti spiego. Ok, vuol dire che oggi moriremo. Sono proprio contento, non vedevo l'ora di una notizia del genere. Raga, vi ricordo di seguirmi soprattutto su Twitch, trovate il link sotto in descrizione. O anche, insomma, nei commenti, magari quello bloccato in alto, se mi ricordo di bloccarlo. E se volete, raga, acquistare le magliette, sono rimaste le ultime, le trovate sotto, dovrebbe esserci il banner con le magliette. Cliccate lì e vedete tutte le versioni disponibili. Signor Clinton, buona ubriacata a sto punto, era questo il programma di oggi? C'è una bella ubriacata, si gira, insomma, ubriachi. Ma, figo, girano ubriachi tu, e dopo aver aperto tutto l'ho richiuso tutto. Cioè, vuol dire che non puoi più andare in giro? Ma, figo, che due coglioni. C'è stato un assemblamento di circa 130 persone tutte nel troiaio. Ah, quindi sindaco sei incazzato. Siete anche un po' deficienti, secondo me. Ma, figo, io non c'ero nemmeno andato, sono incazzatissimo. Ma santo Dio, signor Clinton, sembra un... Non posso dire il termine perché YouTube non me lo passa, anche se non c'entra niente con ciò, però... Diciamo che è un campo di prigionia, lo sento, circa. Non si può uscire nemmeno per fare la spesa. Signor Clinton, io non vorrei usarlo ubriaco quest'oggi, comunque lasciamo perdere. Quindi, nessuno può uscire di casa, chi esce, anche se sanno gli sparano. Signor Clinton non sa nemmeno più bere che gira la testa, ok. Ma, figo, sono alcuni, sono esenti. E lei, signor Clinton, visto che sta sulle palle al sindaco, invece non può fare niente, no? Immagino. Ah, figo, il sindaco ha detto esplicitamente che io avrei la sedia elettrica. Beh, allora, Frank, insomma, cioè, non sarebbe una brutta notizia. Vai fuori, ti friggono un po', magari diventi più intelligente. Ora dove stai andando di bello? Ah, figo, devo andare a dare la buona notte a quel coglione di mio figlio. Sono stato costretto. Ah, ho capito. E tra l'altro, com'è andata l'ultima volta? Già so che stava impastando il pane. Ma, figo, non ho mai fatto il fornaio di vita mia. No, signor Clinton, intendevo nel senso che, cioè... come si dice? Ma figo, ad ogni caso però non l'ho mai fatto, quindi finiamola qui. Vabbè, signor Clinton, lei non capisce niente. Dica qualcosa a suo figlio, magari. Buongiorno. Cioè, buongiorno, buonanotte, insomma. Non so, faccia nina nina o, tipo. Ma va, figo, ma sei scemo, ma chi c'ha voglia? Signor Clinton, non rompa le scatole, faccia cosa. Tra l'altro, cosa deve fare oggi che non me l'ha neanche spiegato? Ma figo, devi essere paziente, tranquillo. Figo, bambino, nina nana nina o, mi sono rotto i coglioni. Buonanotte. Padre ideale, signor Clinton. Tra l'altro vedo che c'ho il programma di registrazione che fa delle cose strane. Sembra che abbia qualche problema. Spero non faccia l'asino principalmente, ma è probabile la cosa. Comunque, signor Clinton, lei quindi non si ricorda di alcuna mansione da fornaio? Cioè, zero di zero. Ma, figo, ancora con sto fornaio? Devo bestemmiare. Io non ho mai passato un cazzo. Cioè, figo, forse qualche Ecco, signor Clinton, ci siamo. Perfetto, l'argomento è quello, però... Ma, figo, cosa fai? Sfotti perché non posso andare a mignare? No, Frank, ci mancherebbe altro. Stavo dicendo che... Ma, figo, cambiamo argomento perché non ne posso più. Tra l'altro, spero che Bong non cada dal tetto. Signor Clinton, cosa ci fa il signor Bong sul tetto? E altra cosa, insomma, riguarda lui la roba che dobbiamo fare oggi. No, figo, non c'entro un cazzo. L'ho messo sul tetto a fare l'antifurto. Signor Clinton, comunque la vedo un po' troppo nervoso. Cosa è successo? No, figo, ho preso qualche pasta stamattina. Sono ancora un po' stordito. Ok, molto bene. Comunque... No, figo, comunque niente. Bisogno di una scusa. In che senso bisogno di una scusa, Frank? Ma, figo, devo prepararmi. Tu trovi una scusa. Sì, ma Frank, ma una scusa per cosa? Ma, figo, mi serve una scusa per un'assenza prolungata da casa. Va bene, signor Clinton. Non lo so, non può uscire di casa. Dica che deve andare a fare la spesa, anche se non può fare neanche quella. Magari le condannano qualcosa, le sparano solo una gamba, oppure le friggono una gamba sulla sedia, circa, però magari non l'ammazzano del tutto. Ah, figo, un'idea geniale. Ma Frank, veramente no, comunque va bene lo stesso, prova poi. Figo, senti una cosa, avrei bisogno di sentarmi da casa. Devo andare a comprare delle banane e delle cose che mancano in dispensa. È un po' lontano, ma non ci sono pericoli. Perché non Mandy James? Ah, figo, perché quello è scemo. L'ultima volta confuso la Nutella con la mortadella. È stato un disastro. Non è che in chimica l'ho mangiato lo stesso. Però l'abbinamento con il cappuccino non è proprio la stessa cosa. Signor Clinton, non la vedo presa benissimo comunque. Cosa è successo? Ha fatto un altro casino dei suoi. Ah, figo, cazzo. Lo so, sono tornato a casa dopo aver salvato quel coglione di Jimmy. Mi sono prima fermato nel lago sopra a farmi una Quindi, figo, sono tornato a casa più o meno con, non lo so, 2 ore di ritardo. Ma ha chiesto dove sono stato. Io sono stato a farmi una sul lago e si è presa male.
Sì, ma signor Clinton, lei non è molto intelligente, secondo me, eh. Ah, figo sti c***o, con le p***e non ho mai avuto sti problemi, ma stiamo scherzando. Signor Clinton, lei fa schifo, comunque lasciamo perdere, va bene lo stesso. Quindi lei si va a preparare, ma per cosa? Cioè, non ho ancora capito, deve andare veramente al supermercato. Beh, figo, devo comprare da fumare, quindi potrei andarci. Vabbè, signor Clinton, si prepari e poi mi spiega cosa deve andare a fare. Ecco. Cioè, figo, guarda che roba, tenuta la f***aniere di alta classe. Signor Clinton, dove deve andare conciato così? Tra l'altro è la prima volta che la vedo vestita in questo modo, eh. Ah, figo, la uso soprattutto per andare a f***ane con Jack. Quindi Frank ha intenzione di andare a z***e. Cioè, per la prima volta dopo la pandemia tu vuoi andare a festeggiare il tuo ritorno vestito così. Beh, figo, specifichiamo, sarebbe una bellissima idea. E allora, signor Clinton, cosa deve fare di bello? Mi devo preoccupare. No, figo, devi stare tranquillissimo, non c'è nessun problema. Va bene, signor Clinton, se lo dice lei io mi fido. Anche se non è mai un bene, eh. Ma tipo un piccolo accenno su cosa dovrebbe fare, io zero proprio, non devo sapere niente. Ah, fino a storia un po' complicata, adesso ti spiego. Ah, finalmente. Cioè, dopo 60 anni scopro cosa va a fare. Meno male. Cioè, non so, meno male. Forse era meglio non saperlo. Figo, è presente che questa settimana avevano riaperto tutto. Ecco, prima che bloccassero nuovamente tutto, Shrek aveva organizzato una festa a meme polacca. Signor Clinton, cosa sarebbe una festa a meme polacca? Non ho ben capito. Ah, figo, è pratica un remix di voci di videogiochi in polacco. Dove dovrò rispaccarmi come vecchi te. Cioè, Frank, quindi non ho capito. Tu rischi la vita, rischi la sedia elettrica per andare a una festa polacca con Shrek. Con i meme, non ho capito. Cioè, proprio non ha molto senso. Non so se magari sono io, ma... Ah, figo, potrei mancare tante cose, anche il mio matrimonio. Ma sicuramente non una festa polacca con Shrek. Ma stiamo scherzando. Signor Clinton, lei è fuori di testa. Comunque lasciamo perdere, per il momento va bene. Cioè, siamo ancora vivi, quindi viviamoci il momento. Attualmente siamo in salute. Spero che sia nascosto, almeno, siamo nel deserto qua. Altrimenti se ci becca la polizia siamo fregati. Beh no, figo, non è proprio nascosto benissimo. E dove sarebbe di bello, Frank? Ma figo, adesso ti faccio vedere. Frank, devo essere sincero, non sono particolarmente tranquillo. Ma ok, beh, almeno siamo nel deserto. Cioè, meno probabilità di essere beccati qua. Ma no, figo, non è nel deserto. Sono venuto qua unicamente per prendere gli unici due compagni di strada che ho trovato lì. Avevo chiamato anche Carlo, ma lui non vuole che gli si spari. Cioè, Franklin, tu fammi capire un secondo, perché io proprio sto... Ok, tu non puoi uscire di casa, avresti la sedia elettrica. Tu esci lo stesso, vai a far serata con Shrek, un orco che suona cose polacche. No. No, cioè Frank, no. Figo, cosa no? Cioè tu praticamente, Frank. Tra l'altro c'è la polizia. Facciamo che tipo ci nascondiamo. Sento rumori ma non si vede nessuno, meglio così. Comunque, ma come c***o si è vestito Trevor? Signor Trevor, ma che c***o? Insomma, i pantaloni. Ma figo, gente, allora, come andiamo? Trevor, sei vestito veramente una merda. Beh, anche Ryder è sempre uguale. Oh, occhio, eh. Come non detto, signor Ryder, va bene così, mi scusi. Quindi, sedia elettrica. Serata con Shrek deficiente. Ryder e Trevor. Quindi tu ora... Oddio, aspetta che c'è la polizia. Fa le ronde. Signor Clinton, se la trova quello là, vede quello là col lampeggiante, la fanno diventare tipo una frittura mista. Non è una bella cosa, sa? No, figo, dovrei nascondere la macchina. Ok, ma facciamo che ci nascondiamo intanto. Tipo, andiamo qua, facciamo passare la macchina e siamo a posto, no? Non passa di qua? Ma figurati se non passa di qua. Assolutamente sì, vada via. Non volta di qua? No. Ok, siamo salvi. Sì, Trevor, è normale che sia fuori dal suo cortile nudo, signor poliziotto, è una cosa molto normale. Tu non hai intenzione di andare in giro con la tua macchina a sto punto? No, figo, pensavo di prendere la carriera di Ryan. Sentimi bene! Cioè, figo, volevo dire questa sorta di Lamborghini. Vabbè, Frank, andiamo via. Che se quello torna indietro ci becca, siamo fregati. Tra l'altro non potreste fare nemmeno un assemblamento di tre persone, no? Cioè, chi fa assemblamenti, che esce di casa, lo ammazzano. Il poliziotto se n'è andato, molto bene, quindi... Frank, veloce, andiamocene subito. Dov'è sta festa? Perché se fa le ronde qua, insomma... Cosa stai facendo? Ma, figo, te lo devo comprare da fumare. Signor Clinton, ma lei c'ha le tarme nel cervello, non vada dentro. Non... Vabbè, signor Trevor, si levi dalle palle un secondo. Perché Frank deve essere così stupido? Buongiorno, salve, è scemo, insomma. Dai, figo, dovete fumare, se lo divento violento. Signor Clinton, potrebbe iniziare a fumare fuori, comunque va bene lo stesso, non c'è alcun problema proprio. Ancora sto poliziotto che fa la ronda? Dov'è adesso? Frank, butta via e andiamo via. Veloce, anche perché passiamo davanti alla centrale del deserto. Signor Trevor, faccia il giro. Cioè, Frank, ma te è normale che va bene lo stesso. Io devo... Cioè, non è ok. È tutto molto bello. Non c'è nessuno, vero, qui? Dov'è? La sento qua in fondo. Porca tra... la polizia. Faccia il giro dall'altra parte. Che due palle, mamma mia, veloce. Che se ci becca siamo fregati. Qua, dietro, subito. Frank, la sedia. Ti mettono alla sedia se... Vabbè, ti è passato? Direi di sì. Sì, ok, è lì. Fa il giro. Piano, 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 piano. Se ne va, se ne va, se ne va, se ne... Via proprio, via subito. Signor Clinton, veramente? Cioè, allora, io non so alla fine se mi scemo lei oppure la famiglia di Michael. Cioè, non ha molto senso sta roba, Ah, figo, ma stai scherzando? Come vi diciamo, sa ne sa. Sì, ma signor Clinton, lei va a fare Baldoria con un orco verde
Non so dove. Hai detto che non è nemmeno ben nascosto sto posto. Dov'è più o meno? Ma figo, devi stare tranquillo, ti devi rilassare. No, Frank, non mi dire così che poi mi viene male. Cioè, sento già lo stomaco che si contorce. Ma ronde in città ci sono come nel deserto. Magari controllano più il deserto perché sono più strafalcioni. Giro di qua che faccio prima, giriamo di qua. Ma figo, cazzo, adesso, settimana devo ancora uscire. Va bene, molto, cioè, ok, io non voglio esprimermi, Frank. Signora sposa, ma porca p***a, non c'è nessuno in giro, c'è la cosa, il virus, e lei gira. Tra l'altro, Frank, sto Fabrizio virus della minchia, no? Se tutti quegli effetti, insomma, il governo dello Santo sta decidendo di ucciderli, non dovrebbe esserci nessuno, no? Cioè, dovrebbe essere sparito sto virus. Ma sì, figo, teoricamente sì, ma è sera così diverta fare apri chiù. Ma Frank, allora appendetelo a una pioppa, non so, a un ciliegio, tipo. Quello non è un sindaco, è uno con dei problemi, cioè, ma pesanti anche. Ma va, figo, devi stare tranquillo, una brava persona alla fine. Sì, una brava persona che ti vorrebbe mettere alla sedia, ma va bene lo stesso. Guardiamo più che altro di non incontrare faccia a faccia un poliziotto, perché nel caso saremmo costretti a farli fuori, e nel caso tu ci rimetteresti il vino. Ma altra domanda, proprio in centro lo sento. Se non è che dici magari si sono fatti furbi, hanno fatto nel coso, nella rimessa là dei rottami in fondo, nella zona del deserto. Assolutamente no, nel centro. Ah sì, figo, sai com'è. Shrek l'ha fatto più che altro per le forze dell'ordine, sono suoi grandissimi fan. Ah, quindi Shrek ha fatto l'evento di Los Santos, questa cosa qua, la festa meme qua, più vicina alla stazione della polizia, così i poliziotti lavorano meglio. Sì, ma Frank, ma loro in teoria dovrebbero bloccare una roba del genere. Ah, figo, questo è vero, si vede che per loro Shrek viene prima del sindaco e anche dell'ordine pubblico. Ecco, figo, vedi qua a destra, siamo arrivati. Signor Clinton, non ho un buon presentimento, comunque va bene lo stesso. Già strano che il gioco non salti. L'ho appena detto, c'è la strada e comincia a fare le cose strane, mi sembra. Si mostri, ecco, vedete lì che fa già i cosi, la texture. Texture, esplodi, eccola qua. Così c'è e così non c'è, ok. Vabbè, siamo arrivati purtroppo. Cerchiamo di non beccare magari dei poliziotti, ok. Ma figo la vedatura, quelli fanno anche i buttafuoco. Speriamo ci lasciano entrare. Buongiorno, salve. Figo, Barbagianni, sono Frank, non ho nessuna lista, fatemi entrare. Sono stato invitato da Shrek in persona. Dunque mi lasci controllare. Ah sì, Clinton Franklin, può passare. Oh, figo, deve esserci un errore. Io non sono Clinton Franklin, io sono Franklin Clinton. Signor Clinton, ma è ritardato. Vada dentro, per favore, e dica che questi due scemi sono con lei, magari. Se no non li fanno entrare. Trevor, c'è un miracolo se lo fanno entrare. Oh, figo, mi sta venendo sul nervoso che non ha idea. Sentite una roba, insomma. Il tipo vestito da sub e il mio amico Ryder Wilson sono con me. Sai, Frank, secondo me alla fine far esplodere Los Santos non era una bruttissima idea. Sai quanti deficienti in meno? Ah, figo, assolutamente no. Peccato non ci sia anche Jack Sparrow. Le serate con lui sono sempre fantastiche. Va bene, Frank, andiamo alla serata di Shrek. Dov'è l'orco? Dove sei piantato? C'è un coso qua, dov'è? Ah, è lì sotto, ok. Ma cosa fa Travis Scott là in cima? Ma figo ancora, non è Travis Scott, è Scottoni. Quante volte devo dirlo? Devo bestemmiare. Volevo dire Scottoni, va bene così. Va bene così un'altra volta, ok. Signor Trevor, lei arriva lì con le pinne, con la maschera da sub. Ma figo, bisogna andare in giro con la mascherina. Lui è l'unico che rispetto, un po' di insomma. È vero, in effetti è l'unico che rispetta quelle regole. Alla fine Trevor, vabbè. Comunque questo dovrebbe essere un assemblamento, no? Il sindaco ci butterebbe volentieri una bomba qua in mezzo, secondo me. Poi magari mi sbaglio, eh. No, no, figo, non ti sbagli, proprio così. Frank, un bruttissimo presentimento. Quindi ora cosa faremo di bello? Ma figo, le solite cose che si fanno nei locali. Prima si fa una bella setaccia. Cioè, insomma, si assaggia il terreno. Vediamo se c'è carne buona in giro. Ok, dopo diciamo il setaccio cosa succede? Ah, figo, dopo mi distruggo come una merda. Ryder dove è finito? È scomparso? Frank, abbiamo perso Ryder, dove è andato? Ah, in pista ancora. Ah, figo, Shrek, come stai? Frank, mi spiegheresti perché Shrek parla con i versi delle pecore? Ma Ryder non è scomparso veramente, l'abbiamo perso. Ah, figo, conoscendo, sono un mezzo ubriacone, sarà andato sicuramente in cerca di alcol. Va bene, Trevor, lei venga con noi, almeno questo è ancora nei paraggi. Signor Ryder, cioè, ma è possibile che deve essere tipo, andiamo alla festa di Shrek, poi cerchiamo Ryder? Qua c'è l'alcol, però non vedo Ryder. Buongiorno, ha visto Ryder? È un tipo che è vestito in modo, cioè, cosa... è Ryder, in pratica. Ah, figo, cosa vuole in pe? Parla come la Yedda! No, figo, non vorrei sbagliarmi, ma penso di non aver capito un cazzo. Signor Clinton, si prospetta la serata più lunga della storia, comunque. Ma va bene lo stesso, cerchiamo più che altro di restare vivi. Ma soprattutto, Frank, è la Ryder, tra l'altro. Vattene il prima possibile. Non vorrei, insomma, che andasse a finire malissimo sta roba. Ma figo, Ryder, sei pronta a bere? Subito! Signor Clinton, come va? Tutto bene? Beh, signor Ryder almeno sta in piedi. Cioè, in piedi, insomma. Signor Trevor, per favore, può uscire da quel cespuglio? Santo Dio, che schifo! Frank, ma che c***o è? Ryder, si è riuscito ad alzare? Più o meno. No, è fermo adesso, meno male, almeno non si alza più. Frank, ma quanto c***o ha bevuto sto qua? Ah, figo, no, penso che Trevor sia normale così. Ah, figo, peccato non ci sia anche Jack Sparrow, sarebbe bellissimo anche con lui. Signor Clinton, cosa ci fa Ryder là in cima? Ma non c'è rischio che ci crepate qua in mezzo? Trevor dov'è? Non è che si è ribaltato, perché là non c'era il parapetto, mi sembra. Ah, figo, me ne frega un c***o.
Signora Frank, se arriva la polizia vi fotte, eh. Ormai è tanto che siete qua, non potreste anche andare via? Ah, figo, ci penso proprio. Ah, figo, signora, se viene dietro la pianta vi faccio vedere un serpente, specie protetta, pericolosissimo. Signor Clinton, possiamo andare via. Tra l'altro, ogni tanto parte un flessibile. Non so per quale motivo. Ecco, è come adesso. Che bello, cioè... Evviva. Ah, figo Shrek, io me ne vado, non so tanto bene. Oh, bravo signor Clinton. Vada via, ecco. Come sono messi? Dove sono spariti quegli altri, Frank? Ah, sono qua. Signor Ryder. Anche Ryder non è messo benissimo. Trevor è scomparso. Ma ripeto, sei sicuro che non sia morto? Oh, non lo vedo più, vabbè. Verrà fuori prima o poi, spero. È là, forse? Vedo qualcuno là. Ho il flessibile. Oh, signor Clinton, è una festa. Ho il GTA che mi esplode. Io non so più cosa fare. Grazie, mondo. Ma figo, vedrete che ci divertiremo un sacco. Signor Clinton, dov'è finito? Possibile che mi crasha il gioco? Finito in un buco. In un buco? Che postaccio è? Frank, dove cavolo siete? Non è che c'è Michele qua da qualche parte, no? Signor Ryder, vabbè, Ryder, lasciamolo perdere. Una cosa, ma Trevor non c'ha le mutande? Perché c'ha dei boxer adesso? Ah, figo, nell'uscire dal locale ha fatto schiaffi con il coso, con il butta fuori. E quello gli ha strappato le mutande. Allora Trevor l'ha menato e si è preso le sue. Ho capito, lei signor Clinton invece perché in mutande? Ah, figo, perché ho bevuto troppo e fa troppo caldo. Vabbè, signor Clinton, io che devo dire? Io la lascio andare, non so dove stia andando, però la lascio andare in quel posto. Le auguro di non morire, insomma. Dove sta andando di bello? Ah, figo, sto andando a p***. Ma non ha detto che è tutto chiuso? Ah, figo, io me ne stavo dimenticando. Cambio di programma, andiamo a rubare qualcosa. Signor Clinton, facciamo una cosa bellissima. Arrivederci, è stato incredibilmente bello quest'oggi. E spero una volta per tutte, mai più.